Le yucche, spesso chiamate tronchetti della felicità, sono piante originarie dell'America meridionale. In natura raggiungono i 10-15 metri di altezza. Coltivate come piante da appartamento, si mantengono al di sotto dei 3 metri. La coltivazione è semplice, soprattutto perché queste piante sopportano anche condizioni non del tutto favorevoli. Sopportano benissimo la siccità e vanno annaffiate prevalentemente in primavera ed estate, attendendo sempre che il terreno sia ben asciutto prima di annaffiare nuovamente. Quando annaffiamo, facciamo attenzione a ben bagnare il terreno in profondità, evitando di lasciare ristagni idrici nel sottovaso. Per avere sempre una pianta sana e di bell'aspetto, è consigliabile procedere periodicamente alla pulitura del fogliame, utilizzando un panno in microfibra umido. Posizioniamo la nostra pianta in luogo molto luminoso, anche direttamente esposto ai raggi solari diretti. Queste piante in natura vivono in luoghi estremi, con grandi escursioni termiche dal giorno alla notte. Possono essere quindi coltivate anche in un vano scale o addirittura all'aperto. Infatti, sopportano agevolmente temperature al di sotto dello zero, purché il clima non sia eccessivamente piovoso. Spesso, crescendo, tendono a svilupparsi molto in altezza, lasciando un lungo fusto spoglio. Per evitare che ciò avvenga, è consigliabile periodicamente abbassare il fusto. Questa operazione si pratica recidendo il fusto a circa 30-40 cm dal ciuffo di foglie più alto. La talea così praticata va lasciata asciugare per alcune ore e quindi inserita nel terriccio, in un vaso nuovo o anche nel vaso dove già è presente il vecchio fusto. Sul taglio che rimane sulla pianta vecchia è bene porre del mastice per potature, quindi si pratica la coltivazione come sempre. Nell'arco di alcune settimane dal fusto spoglio si svilupperanno nuovi germogli che porteranno ad un nuovo cespo di foglie.